vi accompagnerò per tutta la giornata, anche oggi pomeriggio sarò con voi. E voglio aggiungere qualcosa quello che ha detto Francesco. Noi, oltre a essere uno dei borghi più belli d'Italia e paese sostenibile, lo scorso novembre siamo entrati a far parte del progetto Comune Amico del Turismo Itinerante. Questo cos'è? Praticamente siamo vicino ai grandi, perché qui abbiamo una bellissima area camper attrezzata e abbiamo avuto questo riconoscimento. Oltre ad avere la bandiera gialla data dalla CT Italia, per una federazione sempre di camperisti italiana, che risale al 2018, quindi un po' di riconoscimenti li abbiamo. Questo perché? Perché grazie all'amministrazione e ai volontari del ufficio turistico che ci impegniamo a portare avanti dal punto di vista turistico il nostro borgo. Ora, se ci avviciniamo alla fontana, iniziamo il nostro tour. Perché vi ho fatto avvicinare qui? Se fate un po' di spazio, vedete questa incisione, questo è lo stemma di Savignano. Perché parto sempre da questo stemma? Perché in realtà è qui che racchiusa l'origine del nostro paese. Infatti, se vedete Savignanum è l'antico nome di Savignano. Da premettere, le notizie storiche riguardanti il comune di Savignano e il borgo di Savignano sono lacunose, ce ne sono pochissime, sono scarse, quindi dagli storici sono state avanzate varie ipotesi. La derivazione del Savignanum è probabilmente, ci sono alcuni storici che lo fanno risalire a un certo Anaserius Sabinus, quindi da Sabinus Savignanum, che era un antico generale romano che probabilmente deve essere passato da queste parti tempi addietro. Altri storici, e secondo me è la tesi quella più che si può appoggiare, è che Savignanum derivi dal popolo dei Sabini. Chi erano questi Sabini? Erano delle popolazioni italiche pre-romane che nel V secolo a.C. erano stanziate in Italia centrale. Durante le cosiddette non so se ne avete mai sentito parlare, cos'erano? Praticamente in caso di guerra, di pestilenza, questi popoli offrivano al dio Marte, offrivano in sacrificio i figli che sarebbero nati nella primavera successiva e offrivano in sacrificio degli animali. Che cosa accadeva? Che una volta usciti dalle pestilenze, dalle guerre, gli animali venivano sacrificati. Per fortuna i figli no. Però che cosa erano costretti a fare? Raggiunta l'età adulta, dovevano abbandonare il nucleo, il posto dove vivevano, e trasferirsi. Queste migrazioni, perché erano delle vere e proprie migrazioni, a queste migrazioni veniva dato il nome appunto di primavere sacre, perché erano quei bambini nati nelle primavere, e queste migrazioni avvenivano di solito dietro la guida di un animale sacro. Il popolo, diciamo, che è arrivato fin qui era guidato dal lupo, da qui la presenza del lupo sul nostro stemma. Ovviamente di grano, e perché abbiamo boschi immensi, abbiamo grandi campi coltivati a grano, e il sole, perché è un territorio non tanto baciato dal sole, perché qui vediamo d'inverno anche molta neve, anche se negli ultimi anni un po' meno. Quella che vedete alle mie spalle è la Fontana Angelica. Questo è un po' il simbolo di Savignano, perché se voi andate su internet e cliccate e digitate Savignano Irpino, è una delle prime immagini che esce. Infatti è una delle immagini che del nostro spazio all'interno di questo sito. Perché è importante questa fontana? Perché agli inizi del Novecento le case non esisteva l'acquedotto, quindi l'acqua non c'era all'interno delle case, e fu costruita nel 1912 questa fontana, che a cui fu dato il nome di Angelica, perché le acque che sgorgano dai cigni sono acque provenienti dal Monte Sant'Angelo, che non è Monte Sant'Angelo quello pugliese, ma è un monte qui vicino che è chiamato Monte Sant'Angelo. E da noi salignanesi viene volgarmente chiamata la fontana delle papere, perché abbiamo abbiamo scambiato i cigni per papere, quindi viene un po' riconosciuta così, ed è importante proprio per questo motivo, perché portava l'acqua nel paese. Voi pensate che di buon mattino le donne, perché sono, scusate, uomini, però sono sempre le donne quelle che fanno il lavoro più pesante, venivano qui di buon'ora
con dei grandi contenitori, con le secchie, con dei grandi contenitori, li riempivano d'acqua, li mettevano in testa e li portavano a casa, e così portavano l'acqua in casa. Ovviamente non tutti avevano la forza fisica di poterlo fare, quindi pagavano gli acquaiuoli, che ovviamente venivano pagati e portavano l'acqua nelle case. Quella che vedete lì alla mia destra non è molto bella da far vedere, perché purtroppo dal 1980 è in quelle condizioni, perché con il terremoto dell'80 ha avuto dei danni, anche se devo dire Salignano non è stato uno dei comuni che ha sentito più danneggiato al terremoto dell'80, però sì, quello dell'80, sì. Come mai non è stata? Perché Salignano, essendo un piccolo paese di 1000 abitanti, o meglio, noi abbiamo dato un po' questa spiegazione. Essendo un piccolo paese, noi abbiamo 3 chiese, compresa questa. Avere 3 chiese in un paese di 1000 abitanti è già un po'. Anche perché, anche economicamente, dover mantenere delle chiese è abbastanza pesante. Questa si doveva ristrutturare, anche perché dovete pensare che è completamente crollata all'interno. Ci sono questi contrafforti in cemento che mantengono la parete, perché altrimenti crolla. Per fortuna, a mio avviso, non è stata abbattuta, perché altrimenti farebbero veramente, non solo non la giusta, ma abbatterla sarebbe proprio uno scempio. Perché io la menziono sempre e la faccio notare, anche se per come è combinata di solito l'occhio cade lì, perché è una chiesa importantissima, è una chiesa del 500 che poi successivamente è stata ristrutturata ed è intitolata, inizialmente era intitolata alla Madonna delle Grazie. Questa chiesa è stata chiamata chiesa del popolo perché a volerla furono i contadini. Voi pensate che nel 500 c'era la chiesa, se vi girate la vedete, quella è la chiesa madre, c'era quella chiesa, per i contadini era complicato raggiungerla la mattina di buon'ora quando tornavano dai campi e la sera quando tornavano dai campi, allora decisero di la costruzione di questa piccola chiesetta dove potevano accedere di buon mattino e la sera quando ritornavano dai campi, per questo era chiamata la chiesa del popolo, intitolata alla Madonna delle Grazie. Voi pensate che ancora oggi, nonostante la chiesa sia chiusa e non viene più utilizzata ormai da 40 anni, noi ancora festeggiamo la festa della Madonna delle Grazie. Il giorno della Madonna delle Grazie, il 2 luglio, viene portata in processione la statua e viene fatta una piccola festicciola oggi, ma fino a una trentina di anni fa era una grandissima festa dove c'era una grande fiera del bestiame. E qui accorrevano persone da tutta la Puglia, quindi era una fiera molto conosciuta. Si è persa un po' ovviamente la usanza della fiera del bestiame, però abbiamo mantenuto l'usanza della festa, di questa piccola festa, che per noi savignanesi è importante perché apre l'estate savignanese. È dal 2 luglio che inizia un po' l'estate qui a Savignano, iniziano ad arrivare i primi turisti nel senso di persone che sono andate fuori, perché la maggior parte dei migranti sì, e ritornano qui ogni anno, sia per la Madonna delle Grazie, sia per Sant'Anna e sia per Savignano Estate, che sono i primi 15 giorni di agosto. Ora procediamo verso il corso, che è il corso principale del paese, il corso di Torino Mele.